siamo in compagnia del sindaco di Pontremoli, un comune splendido, oserei dire, che ho avuto modo di visitare fortunatamente nei miei lunghi viaggi per Rai 1 in quanto giornalista enogastronomica. Oggi siamo su Liberi TV, sindaco, e lei anche ha un ruolo che non è il suo solito ruolo, perché lei oggi è giudice di gara in una gara di singola attenzione tra avvocati e magistrati. Allora, quali saranno i criteri di cui lei terrà conto? Assolutamente quello che è la specificità dell'identità italiana, assolutamente quello che è il principio della nostra storia. Se noi riusciamo a garantire la coerenza rispetto alle valori, alle tradizioni, a tutti quelli che sono stati le componenti che hanno reso l'Italia un marchio assolutamente unico nel mondo, credo che anche in campo enogastronomico ci si possa permettere di avere delle regole che vadano al di là delle ristrettezze spesso troppo strette della comunità europea. Sindaco, il suo è un comune molto attento ad infondere i valori della cultura e nel DNA di noi italiani c'è proprio la cultura del cibo, del buon vivere e del saper vivere. Lei che ne pensa? Sicuramente parte essenziale del nostro essere dipende dalla storia che abbiamo avuto, tant'è vero che Pontremoli oggi ha un ruolo semplicemente come eredità di ciò che ha rappresentato nella storia, e la storia di Pontremoli è stata non solo architettonica, culturale come tantissima parte d'Italia, ma anche enogastronomica. Il grande sforzo che stiamo facendo oggi è quello di traghettare le nostre tradizioni in un futuro nel quale il ruolo della qualità enogastronomica e della semplicità enogastronomica abbia davvero il senso della costruzione del domani. Devo dire che sono anche preside di un alberghiero e quindi mi sento assolutamente a casa. Ah, è fantastico, grazie per questa rivelazione, sindaco. Mi sa che l'attendono in giuria e quindi la lascio andare. Grazie.